Sassuolo, Frattesi, le voci di mercato fanno piacere. Le voci fanno piacere, ma nella testa c'è solo il Sassuolo, la squadra che mi ha permesso di farmi vedere. Poi vedremo comunque in estate, quel che sarà sarà. Così Davide Frattesi ai microfoni di Sky Sport sul suo futuro. Dalla Francia, il Milan pensa a Mahrez. Spunta un nuovo nome per la fascia destra della tre quarti del Milan. Stando a quanto riporta il portale francese Footmercato, infatti, i rossoneri, che sono in procinto di passare a InvestCorp, avrebbero messo nel mirino Riyad Mahrez, il cui contratto col Manchester City è in scadenza a giugno 2023. Sassuolo, Carnevali, con LA Juve ottimo rapporto. È inutile nascondere che un po' di richieste per giocatori ne abbiamo, la volontà è di crescere e non vendere tanti ragazzi ma mantenere. Valuteremo le possibilità migliori per noi e per i ragazzi stessi. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, avremo modo di parlarne, per il momento non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Lo ha detto a Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali nel pre-partita di Sassuolo-Juventus. City, Sterling, felice a Manchester. Quale futuro per Raheem Sterling? L'attaccante inglese ne ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions contro i Blancos. Al momento sono molto felice qui, ha dichiarato, voglio aiutare la squadra. Sarebbe egoistico parlare di un nuovo contratto adesso, vedremo a fine stagione. Chelsea, DLIGT per Rudiger. Il Chelsea perderà a fine stagione a parametro zero Antonio Rudiger e starebbe monitorando la Serie A per trovare il sostituto. Secondo il Sun, i londinesi hanno messo nel mirino Matthijs de Ligt, ma non sarà semplice convincere la Juve a privarsi del centrale olandese. Dalla Francia, accordo Conte PSG, Lukaku e Pogba nel mirino. In Francia e Inghilterra non hanno dubbi, Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del PSG dove prenderà il posto di Mauricio Pochettino. Secondo Le Parisien, il gradimento del tecnico salentino per la destinazione è totale, sebbene sia sotto contratto fino al 2023 con il Tottenham. Il britannico Tessan si è spinto oltre, ipotizzando una lista di acquisti stellari per accrescere ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Sul taccuino ci sarebbero il pupillo Romelu Lukaku e Paul Pogba, già allenato ai tempi della Juventus. Salernitana, AG, Mazzocchi, bravo Sabatini a FRGARLO al Venezia. Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, ha svelato un retroscena sul suo assistito in una intervista a uno station radio. Si sta dimostrando la rivelazione di questa Serie A, Sabatini è stato eccezionale a fregarlo al Venezia. Ancora oggi inspiegabile la sua cessione. Empoli, Corsi, Pinamonti. Spero Inter studi il meglio per lui. Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha fatto il punto sul futuro di Pinamonti e Andreazzoli. Pinamonti ha delle qualità, ma ha ancora margini, per noi è fondamentale vista anche l'età. Ieri Marotta ci ha fatto i complimenti, speriamo che venga studiato il meglio per il ragazzo. Empoli avanti con Andreazzoli, mi auguro di sì, ha detto a GR Parlamento. Inter, Gianga e i dirigenti, mercato inattivo e taglio stipendi. Secondo la Gazzetta dello Sport l'indicazione di Steven Gianga ai dirigenti dell'Inter per il mercato estivo è chiara. Servirà tagliare il costo degli stipendi della rosa del 10-15% oltre a chiudere in attivo il bilancio tra cessioni e acquisti. La previsione del rosso in bilancio è di circa 100 milioni, che potrebbe essere mitigata solo parzialmente dalle eventuali vittorie di Scudetto e Coppa Italia. Lazio, Luis Alberto in uscita, piace al Napoli.
A fine stagione in casa Lazio a giugno potrebbe arrivare una rivoluzione importante per proseguire il progetto Sarri. Stando al Messaggero, il tecnico avrebbe chiesto allo Tito un mercato importante in entrata per rimanere. Manovre che aprirebbero alla cessione di qualche big. Primo fra tutti Luis Alberto. Lo spagnolo è molto corteggiato dal Napoli, che in cambio potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Petagna per ridurre il costo dell'operazione. Lazio-Romagnoli, fase di stallo. Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a fine stagione col Milan, tratta con la Lazio in vista dell'estate ma, riporta il Messaggero, ci sarebbero ostacoli all'ingaggio. Il difensore chiede 3,2 milioni l'anno mentre lo Tito ne offre 2,5. Rudiger Real, il Chelsea pensa a Koundé. Forte accelerata del Real Madrid per Rudiger, che lascerà il Chelsea a parametro zero. I Blues devono quindi trovare un sostituto, secondo Football London, piace Jules Koundé del Siviglia, già trattato nei mesi scorsi. Roma MKHITARYAN, SI va verso il rinnovo. Dalle pagine del Corriere dello Sport arrivano novità sul futuro di Henrikh Mkhitaryan a Roma. Il club giallorosso e il giocatore avrebbero raggiunto un accordo per rinnovare il contratto che scade a giugno e restare alla corte di Mourinho. Belotti nel mirino di Atletico e West Ham. Il futuro di Andrea Belotti ormai è lontano da Torino e il Gallo continua a guardarsi intorno a caccia di una soluzione per la prossima stagione. Soluzione che potrebbe arrivare dall'estero. Secondo quanto riporta Tutto Sport, per l'attaccante granata nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti Atletico Madrid e West Ham. Inter, sale il prezzo per Lautaro. Lautaro Martinez piace all'Atletico Madrid e all'Inter, di fronte a una maxi offerta, potrebbe lasciarlo partire per fare cassa, secondo Tutto Sport, viste le ultime prestazioni il prezzo è salito da 70 a 80 milioni. Anche il Tottenham è sul toro. LARSENAL chiama Abram, 60 milioni alla Roma. Il Daily Star è sicuro, l'Arsenal è in cerca di attaccanti e ha messo nel mirino Tammy Abraham, pronta a un'offerta da 60 milioni di euro alla Roma che però vorrebbe tenere l'inglese.